scuola ha fatto partecipare alcune delle classi, in particolare le classi terze, quarte e la quinta, a questo incontro durante il quale i dottori hanno molto facilmente spiegato quali sono i problemi che portano al melanoma. Hanno dato ai ragazzi la possibilità di fare domande e di rispondere a qualsiasi loro dubbio. Il progetto continuerà con un protocollo d'intesa con il quale i ragazzi che frequentano questa scuola potranno gratuitamente fare anche delle visite all'ASL di Frattamaggiore. Colgo l'occasione per ringraziare anche il dottore Alfonso Rossi con l'associazione Progetto Esserci, perché una decina di giorni fa ha tenuto anche lui un incontro che ha regalato alla nostra scuola sulla problematica della genitorialità precoce. In effetti con il dottore Rossi ci eravamo sentiti perché nella scuola purtroppo questa problematica si è sentita molto quest'anno. Abbiamo trattato quest'altro argomento e anche lui ha fornito risposte esaurienti e anche in maniera molto facile per i ragazzi su questa tematica. Allora, il progetto di prevenzione del melanoma quest'anno l'abbiamo completato nel Niglio, qui a Grumonevano, con una platea di studenti che è estremamente interessata all'argomento. Noi lavoriamo sul territorio da anni con le scuole ed è un'interazione tra specialisti appartenenti all'ASL Napoli 2 Nord, ex INAM di Frattamaggiore, con i docenti e con tutti i ragazzi degli ultimi anni, diciamo, delle scuole superiori. Il progetto di prevenzione del melanoma è un progetto importantissimo. Noi ci teniamo a mantenere sempre vivo sul territorio, perché melanoma è un tumore cutaneo che, se fatta diagnosi precoce, ti garantisce la sopravvivenza completa, sovrapponibile a quella di una persona normale, all'individuo, e se invece viene fatta diagnosi tardiva purtroppo non esistono trattamenti che sono in grado di poterlo ridimensionare, quindi l'individuo è costretto nel corso dai 5 ai 10 anni successivi purtroppo a lasciare questo mondo. Per questo è un tumore che spaventa moltissimo noi specialisti ed è un tumore che interessa soprattutto i giovani. È un tumore che una volta interessava soprattutto le persone esposte al sole per motivi professionali, attualmente invece interessa i nostri figli, gli adolescenti fino ai 30 anni di età, 30-40 anni di età. Per cui l'interesse notevole è quello soprattutto di istruire attraverso l'autoispezione i ragazzi a ricercare queste lesioni pigmentate sulla propria pelle. Infatti i ragazzi, attraverso le prime 5 lettere dell'alfabeto, la B, C, D, E, che esprime l'asimmetria, il bordo irregolare, la dimensione che aumenta, il colore disomogeneo e l'evoluzione che un neo può avere, e avendo la fortuna che la pelle è un organo che si presta all'autoispezione in maniera molto semplice, basta spogliarsi e guardarsi allo specchio, i ragazzi attraverso questo progetto vengono istruiti a valutare le loro lesioni pigmentate e a trovare le lesioni a rischio. Con questo poi, nella misura in cui i ragazzi hanno valutato queste lesioni e hanno trovato realmente delle lesioni a rischio, si instaura un protocollo d'intesa tra la scuola e noi specialisti dell'ASL Napoli 2 Nord, per cui questi ragazzi vengono visitati a titolo gratuito presso le nostre strutture con delle apparecchiature adeguate, e ai ragazzi vengono consegnate delle foto che possono in realtà permettere di seguire nel corso del tempo l'andamento di questa lesione. Questo già da tempo si realizza sul nostro territorio e con fermezza e con entusiasmo e con tenacia noi continuiamo a portarlo avanti. È un progetto a costo zero, basato soprattutto sulla buona volontà degli specialisti dell'ASL Napoli 2 Nord, dei dirigenti, soprattutto del dirigente generale, il dottore Ferrara, e del dottore Iorio come dirigente del distretto, e della dottoressa Iovino e del dottore Cantone, che sono i responsabili manageriali, che ci tengono a mantenere vive queste strutture che funzionano in questa maniera sul territorio. Riusciamo a realizzarlo ancora e ancora ci dovremo riuscire, perché l'informazione che noi passiamo ai ragazzi è quella corretta, è quella che li induce
a fare un lavoro di collaborazione sul territorio, è quello che ci consente di fare realmente la prevenzione attiva sul nostro territorio. Di questo ne andiamo orgogliosi. Il dottore Acri brillantemente ci ha parlato della differenza tra i nevi a rischio, i nevi displastici e i melanomi. Io invece vi voglio parlare dei nevi e melanomi dal punto di vista chirurgico. La differenza è sostanziale, anche perché in sala operatoria, quando noi andiamo ad asportare un neo displastico, un neo a rischio in una trasformazione in melanoma, facciamo un'escisione molto semplice in anestesia locale, diamo un margine più o meno di un centimetro di cute sana e con dei semplici punti di sutura chiudiamo la ferita e mandiamo a casa il paziente. Cosa ben diversa quando noi dobbiamo asportare un melanoma a un livello un po' più alto e di spessore un po' più elevato, dobbiamo regolarci in modo diverso, dobbiamo fare un'asportazione un po' più ampia di cute sana circostante e molte volte asportare anche un linfonodo, il cosiddetto linfonodo sentinella, per poi eventualmente, se dovesse essere positivo, in seconda battuta fare una linfadenectomia. La cosa importante è che chiaramente mentre il neodisplastico noi lo togliamo in anestesia locale e un quarto d'ora risolviamo il problema, col melanoma la cosa è differente. Innanzitutto c'è bisogno di un ricovero, di un'anestesia generale e poi seguire il paziente nel tempo e in base al livello, in base allo spessore seguiremo il paziente e non sempre il paziente, nonostante tutto ciò, si salva la vita. Per questo vi esorto a ispezionare la pelle per salvarvi la pelle. Bring the action.